questo video vi spiego come e perché, secondo me, le staminali del sangue funzionano nella terapia e nella prevenzione. Milioni di anni fa, sulla Terra, esistevano solo esseri monocellulari. Allora le cellule, per migliorarsi, decisero di riunirsi in organismi, dove ogni cellula aveva un compito specifico: digerire, respirare, eccetera. Ma alcune di loro dovevano assumere una funzione organizzativa informativa per indirizzare tutte le cellule dell'organismo verso il fine della sopravvivenza e della salute. Chi, se non le staminali, che hanno la prerogativa di trasformarsi in ogni tipo di cellula e di costruire un organismo per intero, poteva svolgere questo ruolo? E dove potevano essere queste cellule se non nel sangue che raggiunge tutti gli organi? E se erano poche in situazioni normali, voleva dire che il sangue aveva la capacità di trasformare alcune sue cellule in staminali nel momento del bisogno. Ripetendo questo procedimento di deprogrammazione in laboratorio e reinoculando le cellule ottenute, si poteva elevare lo stato di organizzazione dell'organismo? Poteva voler dire curare malattie finora incurabili o prevenirle? L'esperimento di fisica quantistica del DNA fantasma comprova la mia teoria. Tramite tecniche appropriate si rese vuoto un cilindro. Aspirandovi tutta l'aria, gli scienziati sapevano che vi sarebbero rimaste delle particelle, i fotoni, e impiegarono un'attrezzatura creata per rintracciarli, appurando che nel cilindro i fotoni erano sparsi senza alcun ordine. Ma immettendo nel cilindro anche una sola cellula umana, i fotoni prendevano una disposizione ordinata, ed i fotoni rimasero ordinati anche dopo che la cellula fu estratta dal cilindro, senza rientrare nel caos. Se ne deduce che la cellula agisce senza mediatori chimici sui fotoni, e quindi che staminali, energeticamente attivissime, possono organizzare altre cellule dell'organismo attraverso segnali fisico-chimici che procedono ad un centimetro al secondo e generano dispendio di energia, e segnali energetici più rapidi ed efficienti. Quale sarà allora il tipo di segnalazione preferita da una comunità cellulare per trasmettere le informazioni? Ovviamente quella energetica. Ho pensato a staminali ricche di energia nel sangue, particelle d'onde, materia ed energia allo stesso tempo, non limitandole a mattoni nella ricostruzione di un muro, ma elevandole a direttori d'orchestra che con la loro energia vibrazionale informano il complesso network che governa gli esseri viventi, con capacità discrezionale che permette loro di agire con conseguenzialità, come una piccola casa farmaceutica che produce il farmaco giusto al momento giusto. Solo la teoria quantistica spiega perché l'inoculazione di poche migliaia di cellule staminali del sangue ha effetto su patologie che coinvolgono miliardi di cellule senza una migrazione significativa nella zona malata. E poiché lavorano su tutto il network che governa l'organismo, comprese le cause e le conseguenze di una malattia, si spiega perché i sintomi clinici migliorano decisamente anche in presenza di una relativa guarigione del danno anatomico dell'organo colpito. Immaginiamo che l'organismo umano abbia come melodia guidante un valzer di Strauss. All'immissione di staminali, con questa capacità vibrazionale, ma molto più intensa, una piccola orchestra che suona a palla il valzer, le cellule dell'organismo che stonano, provocando la malattia, risponderanno risintonizzandosi sulla melodia corretta. In un processo patologico, meno cellule stonano, migliori saranno i risultati. Per questo le staminali del sangue agiranno meglio nella prevenzione e nei primi stadi delle malattie. Nel caso di patologie gravi, dove anche la qualità delle staminali ottenute dall'individuo malato può essere compromessa, è preferibile usare
la qualità vibrazionale di cellule di un altro soggetto giovane e sano della stessa specie, ricche di energia corretta, artefici di una melodia senza incertezze, consone a riorganizzare un'orchestra allo sbando. Considero questo il video più significativo del canale, perché testimonia come il sinergismo tra medicina rigenerativa e fisica quantistica proietta la medicina nel futuro.